Questa barca, che come i catamarani dell'American's Cup solca il golfo, l'hanno restaurata con le loro mani. Si chiama Refola ed è un lanzino. È stato restaurato dagli Scugnizzi a Vela, un gruppo di giovani che comprende gli ospiti di alcune case famiglia, dei centri di salute mentale e del carcere per i minori di Nisida. Oggi a questi giovani napoletani è stata data l'opportunità di provare il campo di regata della Coppa America in occasione della Vela Longa, la gara di solidarietà organizzata dalla Lega Navale e da tutte le associazioni veliche della città. Praticamente abbiamo restaurato questi lanzini, è stata un'esperienza molto aggregante che mi ha fatto conoscere noi amici e mi ha aiutato moltissimo dal punto di vista terapeutico. È un'emozione molto forte perché ci ho messo io le mani vicino. E allora come si prova a fare un varo di una barca a vela storica? Insieme agli Scugnizzi hanno regatato le associazioni dei disabili, i volontari e tutti coloro che si sono sentiti uniti nello sport e nei valori della comunità bellica. La parte più bella è stata quando sono entrato dentro la barca e ho fatto un po' di manovre per tornare qua indietro. Più che una regata sportiva, sicuramente una regata di piacere a vedere. Farsi trasportare dal vento lungo le coste è stupenda napoletana.